Le fonti TV, il fatto di Marcotti, il nostro format settimanale che fa il punto sulle notizie principali e soprattutto quelle un po' più che creano polemica, discussione. Questo è importante. Poi, peraltro, permettetemi di dire che è un periodo in cui alla polemica ci siamo un po' abituati, perché con il Covid di sfondo è presto detto, no? Ormai siamo abituati a dire ciascuno la nostra, il che è lecito, però insomma credo che occorra sempre mantenere la giusta educazione. Noi cerchiamo di farlo, poi se qualcosa non va fatecelo sapere anche voi. Saluto subito Giancarlo Marcotti che è con me per questo spazio, naturalmente il protagonista di questo spazio. Giancarlo, bentrovato. Grazie Emanuela, un saluto a te naturalmente sempre, un saluto a tutti gli ascoltatori. Sai perché ho fatto questa premessa, Giancarlo? Un punto fuori tema, cioè fuori tema, fuori scaletta, non ce lo siamo detti prima di andare in onda, però insomma credo che tu sia d'accordo con me. Visto che alla fine dell'anno si fanno tutti i bilanci del caso, mi piacerebbe, magari cercherò di farlo, parlare, insomma registrare un contributo con le parole chiave dell'anno che sta terminando, no? Il 2020. E al di là delle parole solite, sai che a me piace giocare con le parole, sono proprio legata alle parole e alla lingua italiana. Al di là delle parole però chiave che sono coronavirus, pandemia, che ne so io, mascherine, guanti, cioè quelle che insomma abbiamo usato di più, in quest'anno io ci metterei proprio in pole position polemica, perché è stato un anno decisamente polemico sotto più aspetti. Sei d'accordo? Tu quale parola metteresti in cima alla classifica linguistica? Mettiamola così. Ma io in cima alla classifica, per la verità, metterei una parola inglese, cioè lockdown. Ah, vabbè, tu prendi proprio quella che ha caratterizzato quest'anno. Ma come la Sì. interpreti questa parola tu? Perché so che tu dai sempre un significato particolare alle cose. No, ma la metterei in cima perché penso che prima di quest'anno nessuno avesse mai conosciuto questa parola, non l'avevamo mai usata, invece oggi, cioè da un anno a questa parte all'incirca, tutti noi la usiamo come se fosse una cosa normale, come se appunto non permettere alle persone di uscire o comunque di non solo di uscire in alcuni casi, in altri casi di spostarsi tra comuni diversi, come se fosse stata una cosa normale, insomma, non è mai accaduta. Cioè nessuna persona, anche i centenari, penso non abbiano mai assistito ad una cosa del genere. Quindi ecco, il lockdown secondo me è la cosa che caratterizza il 2020 come termine. Poi dopo, certo, tutti quelli che hai detto tu anche sono parole che abbiamo usato tantissimo in quest'anno e che in passato non usavamo, Certo. insomma. Ecco, non so se i nostri telespettatori vogliono dirci qual è la parola chiave dell'anno, ma io appunto ho usato polemica perché davvero credo che quest'anno, proprio anche a causa del lockdown, perché poi tutto è collegato, abbiamo imparato a essere più polemici, a volte anche gratuitamente, no? Basta vedere insomma quello che succede sui social, che sono chiaramente lo strumento di maggiore diffusione poi delle opinioni di tutti, e insomma, per fortuna è che è anche così, perché visto che parliamo di democrazia è giusto che ciascuno possa esprimere la sua opinione, ma insomma, a volte si è oltrepassato un po' il limite. Rientreremo da questa situazione, secondo te? Ormai si sono aperti tutti i cancelli, si sono abbattuti tutti i paletti e i confini, anche i limiti, no? Che prima comunque ci davamo per evitare di esagerare. Ma sì, in questo caso io non sono un esperto in comunicazione, però è vero che i social, che naturalmente permette a una persona di esprimersi senza apparire, senza diciamo manifestarsi, perché uno può utilizzare appunto un nickname, se uno è Leone 524, uno non sa chi ci sia dietro a questo Leone 524 e quindi gli permette questo di dire qualsiasi cosa, no? Sì. Io, ecco, c'era una cosa una volta, ripeto, non sono un esperto della materia, ma che mi aveva incuriosito, cioè che noi normalmente siamo più nervosi e quindi utilizziamo magari qualche espressione, quando siamo rinchiusi, e si parlava in questo caso delle automobili. Non so, Manuela, se tu hai. Ecco,
Cioè, all'interno dell'automobile noi siamo più nervosi, cioè se qualche altro automobilista ci fa un piccolo sgarbo, non so, passa prima di noi, oppure reagiamo in una maniera molto forte. E leggevo che appunto gli esperti della materia associavano questo al fatto che siamo in una scatola chiusa e che quindi reagiamo in quella maniera. Forse il lockdown, adesso ipotizzo anch'io, cioè il dover rimanere in casa, ci ha reso anche appunto più nervosi e quindi reagiamo anche in maniera più polemica con Ah, termini che magari in sì. altre maniere non Diciamo che avremmo abbiamo usato, ecco. meno occasione di sfogo e quindi ci sfoghiamo in questo modo, appunto. Sì, può essere. Questo è interessante quando siamo più rinchiusi, ottimo. Vabbè, ci penserò, ci penseremo. Giustamente, come dici tu, beh, è vero, magari non sei esperto di comunicazione, però sai, inevitabilmente credo che in un anno come quello che abbiamo passato, visto che parliamo di economia, visto che i soldi, insomma, muovono tutto, è inutile girarci intorno, anche il discorso più sociale, no, sia collegato sempre più direttamente a quello che appunto ruota intorno all'economia. Però buttiamoci sui numeri che ci piacciono tanto. Allora, parto da qui così affrontiamo subito uno dei primi argomenti. Intanto, vabbè, sei ancora arrabbiato per il Natale, per le restrizioni. Adesso bisognerà capire veramente che cosa succederà per gli spostamenti. Ma insomma, la settimana scorsa ne abbiamo parlato e ti ho sentito abbastanza nervoso. Sì, assolutamente. Io, ripeto, non per una questione di carattere religioso, ma per una tradizione che noi non dovremmo perdere, io associo al termine Natale il termine festa. Cioè, se mi dovessero dire, dimmi la prima parola che ti viene in mente, se io ti dico la parola festa, la prima cosa che mi viene in mente è Natale. Ma penso che così rispondano il 90% degli italiani. Quindi per gli italiani, ripeto, religiosi o meno, il Natale è una cosa importante. E quindi togliere il Natale, appunto la festa del Natale agli italiani, secondo me è un errore clamoroso, è una cosa di una gravità inaudita. E questa è la mia opinione. Cioè, ripeto, non per essere... Per essere il fatto che ovviamente noi siamo il centro della cristianità e No, del no, no, ma sono cattolicesimo. d'accordo, sono d'accordo. Quindi, visto che oggi stiamo anche procedendo un po' con le parole, festa, un'altra parola che va messa in evidenza, c'è Morris che scrive: almeno in Italia qualcuno ha risposto al mio appello di darci la parola chiave. La parola che tenderei a sottolineare è bugie. Dopo magari ci torniamo sul discorso delle bugie. Allora, l'argomento che voglio analizzare con te, il governo si spacca su recovery plan e cabina di regia, cambiamo anche, perfetto, il titolo portante. Io parto anche, così le ricordiamo, da quelle che sono state ieri le stime di Morgan Stanley proprio sul nostro paese, perché poi ci buttiamo sul tema recovery fund. Allora, nell'ambito dell'outlook per il 2021, per la banca americana si parla del meno 18% del PIL del primo trimestre e del forte rimbalzo che invece si è verificato nel terzo trimestre per la nostra economia, trainato dal settore industriale, che ha raggiunto i livelli di febbraio nel corso dell'estate. Quindi si parla di contrazione in corso negli ultimi 3 mesi dell'anno, ma per il 2020 Morgan Stanley ha visto, come dire, al rialzo la previsione. Perché si parla di un meno 8,8, ovviamente sempre con segno negativo, ma la stima precedente aveva previsto un calo del 12,4%. Per il quarto trimestre dell'anno il calo del PIL è del 2,6, la debolezza si trascinerà fino a inizio 2021 e verso la primavera, appunto, si prevede un rimbalzo, grazie anche, eccoci qui che arriviamo al punto della questione, all'arrivo dei fondi del Recovery Fund, che ovviamente però si vedrà nel secondo semestre dell'anno. Comunque, insomma, in primavera, secondo alcune previsioni, si potrà magari cercare di vedere con maggior ottimismo al futuro anche grazie al Recovery Fund, però insomma navighiamo ancora in acque molto alte, tormentose, tormentate. Sì, tutte e due vanno bene. Giancarlo, a te. Allora, non mi trovo tanto d'accordo con Morgan Stanley. Tra l'altro, piccolo inciso, invece mi trovo d'accordo con Morris, l'ascoltatore Bugie. che ha sottolineato quella parola. No, non mi trovo molto d'accordo con Morgan Stanley in questo senso, nel senso che
Noi non dobbiamo pensare, ah bene, c'è il recovery e quindi le cose andranno meglio, eccetera, così, perché come al solito, insomma, io amo sempre ricordare come funziona la partita doppia, no? C'è un dare e c'è un avere, no? Se noi guardiamo solo al dare o solo all'avere, normalmente si utilizza la parola. Che guardiamo l'economia con strabismo, insomma, cioè soltanto da una parte e non dall'altra, è chiaro che non la stiamo raccontando tutta la storia. Cioè, se arriva il recovery fund, noi aumentiamo il nostro debito pubblico e poi voglio vedere come riusciremo in futuro a rimborsarlo, prima cosa. Seconda cosa, ma anche questa è molto importante, diciamo. Stanno già litigando adesso su come spendere i fondi perché ognuno naturalmente vuole mangiarci. Io mi immagino che mangiatoia ci potrà essere su quei soldi lì, cioè una situazione veramente cioè, ripeto, non è tanto la polemica adesso su arrivano o non arrivano i soldi, ma chi li dovrà gestire, cioè chi avrà in mano questi soldi qua da gestire, quindi tutte queste cose. Ultima cosa, ma clamorosa, probabilmente Morgan Stanley non si ricorda che nelle stime del nostro CERVED, quindi non di Marcotti Giancarlo, Finanza in Chiaro o dei negazionisti, ma nelle stime del CERVED, a marzo, quando riprenderanno a poter essere appunto licenziate le persone perché adesso c'è il blocco, si parla di licenziamenti per minimo 1.400.000 persone, massimo 2 milioni di persone. Cioè, non so se Morgan Stanley capisce cosa può accadere in Italia se a casa licenziati di punto in bianco, insomma, o quasi ci sarà. Mettiamo una via di mezzo prudenziale, anzi ottimistica, 1,5 milioni di persone. Certo. Cioè, Sì, questo è. ma infatti guarda, no, non è che è questione di essere pessimisti, ma insomma, chi mastica un po' l'economia sa che gli effetti si vedono sempre poi, no? Soprattutto quando ci sono delle situazioni congelate, come quella appunto dei licenziamenti che sono bloccati. E già parliamo, sappiamo, di tantissimi posti di lavoro che sono andati perduti, figuriamoci, quindi, oppure contratti non rinnovati, partite IVA che sono assolutamente a terra perché non hanno più potuto lavorare, non hanno fatturato e non hanno avuto neanche gli aiuti adeguati. Figuriamoci quando si potrà anche licenziare con piccole e medie imprese in sofferenza. E peraltro ieri abbiamo letto un dato che riguarda proprio le piccole e medie imprese da un rapporto della CGA di Mestre. Davvero sono tantissime, soprattutto le piccole e micro imprese in questo caso, che chiuderanno perché non riescono più a far fronte alle spese, no? Quindi figuriamoci quello che potrà succedere. Certo, questo secondo me è da evidenziare, per quello dicevo che non mi trovavo proprio d'accordo con questo ottimismo di Morgan Stanley. Cioè, ripeto, le cose devono essere sempre guardate nei due versi, cioè sia il dare che l'avere. Cioè, ho venduto la merce, sono contentissimo, ma ovviamente non ho più la merce in magazzino che avevo prima. Cioè, bisogna sempre vedere le cose. E mi sembrava appunto da quello che avevi sottolineato tu, Manuela, che invece Morgan Stanley guardasse solo l'aspetto positivo. Arrivano i soldi. Allora, se ce li avessero regalati questi soldi qua, potevo essere d'accordo con Morgan Stanley, nel senso che guardate, tenete duro, ma poi dopo arriva un benefattore che vi darà 200 miliardi. Allora va bene, d'accordo. Ma dato che nessuno ce li regala quei soldi lì, bisogna tenere conto che questo fatto, insomma, non secondario, ecco. No, no, assolutamente. Peraltro non dimentichiamoci anche che è vero, tu hai detto, ciascuno vuole dire la sua, no, per come spendere questi fondi, però poi insomma, in realtà bisogna attenersi a delle regole ben precise ed è un po' il tema che abbiamo sempre affrontato, cioè non è che possiamo spenderle come vogliamo, perché appunto non sono nostri, cioè sì, sono anche nostri, però insomma sono dei prestiti fondamentalmente. Sì, sono dei prestiti condizionati, cioè legati al fatto che devono essere indirizzati in certi settori particolari, lo sappiamo già, insomma, la digitalizzazione,
l'economia verde. Ma oltre a questo, ripeto, in questo momento non è che si fa una lotta su come spendere i soldi, ma su chi avrà in mano i cordoni della borsa per spenderli. Questa è la cosa che vedrete cosa succede, ma voglio dire, se io faccio sempre questa cosa qua, adesso mi diranno che sono un catastrofista, ma voglio dire, chi si presenta alle elezioni per governare questo paese, sa che si trova in mano una situazione perlomeno disastrata. Quindi, cioè, io nell'economia normale, diciamo, un manager di successo, diciamo che non tenderà ad andare a gestire un'azienda più che decotta, perché insomma cercherà invece di andare a gestire un'azienda che produce profitti e che quindi gli darà anche degli utili. Qui invece noi Certo. andiamo a lottare per avere in mano dei soldi di un'azienda decotta come l'Italia, non parliamo poi di alcune zone dell'Italia che sono oramai insomma, allo sbando totalmente. Quindi anche questo, no, no, qua, però invece queste cose qua, diciamo, questo aspetto viene invece completamente, insomma, sorpassato dal fatto che abbiamo i partiti, in questo caso ne cito uno, Italia Viva, Sì. che crea dei casus belli, diciamo, perché vuole gestire questi soldi. Non tanto Perché non è spenderli, d'accordo. Ah, ok. Sì, no, scusa, non tanto spenderli. in una maniera piuttosto che in un'altra, ma poterli spendere loro, cioè essere loro ad avere in mano i cordoni della borsa. E chiaramente chi ha in mano i soldi ha anche, si può acquistare il consenso. Cioè se io fossi, la faccio proprio brutale, no? Supponiamo che io fossi il presidente del Consiglio. Se io non so come, perché l'Europa ci dà dei soldi, ecco, dessi tutti questi soldi qua, li regalassi ai cittadini italiani, e supponiamo che fossero anche tanti soldi, mettiamo 50.000 euro ad ogni cittadino italiano, e quindi io do. Proprio faccio un accredito sul conto corrente di tutti gli italiani di 50.000 euro. È Sì. Vabbè. chiaro che alle prossime elezioni prendo il 90% dei consensi, cioè chi. Questo mi regala 50.000 euro l'anno, perché poi io prometto l'anno prossimo Certo. vi regalerò altri Esatto, aumentano 50.000. sempre di più, no? Immaginiamoci il plebiscito. Ah, Prenderò. certo. Ovviamente questo non si può fare, cioè voglio dire. Quindi è questa la questione. Chi ha in mano i soldi può comprarsi il consenso, ma non è che poi fa andare bene l'economia, cioè prima o dopo tutte queste cose qua le pagheremo care e ritorno quindi al recovery fund. A parte che non sono sicuro, prima si parlava di 209, adesso sono diventati 196, ma indipendentemente da questo, ricordatevi, carissimi italiani, che poi questi soldi qua vanno restituiti e con gli interessi, e quando andranno restituiti, Certo, auguri, auguri, esatto, voglio perché dire. ricordiamo che non sono a fondo perduto, anche qui poi si dovrà far chiarezza, no? Anche a posteriori Giancarlo su quello che arriva nelle casse del nostro Stato a fondo perduto piuttosto che i prestiti, perché poi insomma il prestito sappiamo bene cosa comporta. Collegato, quando l'Unione Europea, cioè Bruxelles dice attenzione perché così rischia tutta l'Unione Europea, cioè praticamente cosa si sta dicendo al nostro governo? Muovetevi, infatti insomma, i ministri dovranno dare al più presto il loro assenso a tutta la struttura, no, del piano. Non solo i programmi, quello che anche dicevi tu, quindi come si intendono dirottare le risorse, ma anche gli obiettivi, i progetti, impatto di spesa, cioè bisogna dare veramente un quadro generale. Figuriamoci se non riusciamo a capire come incanalare le risorse se possiamo prevedere l'impatto di spesa. Ecco, mi sembra abbastanza logico che siamo ben lontani da quello, poi magari a breve avremo anche tutte queste risposte, ma al momento no.
Assolutamente così, Manuela. Allora, tanto dobbiamo un po' distinguere tra la questione MES e Recovery Fund, nel Sì. senso che anche sul MES c'è una battaglia sull'approvazione della riforma del MES, alla quale chiaramente io sono contrario, come è noto, ma appunto è un aspetto, non riguarda per il momento, poi vedremo in futuro, ma la richiesta del MES ovviamente, ma una riforma. Ripeto, io sono contrario perché sono contrario al MES e perché ritengo la riforma una cosa sbagliata, una cosa che peggiora ulteriormente. Ma ripeto, non stiamo parlando di distribuzione di soldi perché per il momento l'Italia non ha chiesto il MES. È ovvio che appoggiando la riforma poi si apre la strada in futuro a richiedere anche il MES, ma comunque lì per il momento chiudiamo quella. Sì. Invece la questione Recovery Fund è che appunto i soldi, anche se al momento non ci sono, poi dopo sappiamo tutti che arriveranno, se arriveranno con ritardo, ma si sta parlando invece di chi dovrà gestire questa montagna di soldi della quale si parla. Quindi è un aspetto differente e infatti su questo aspetto qua c'è una lotta all'interno dei partiti perché ognuno vuole avere in mano, ripeto, i cordoni della borsa per poter così acquisire il consenso, insomma. Certo, ma quindi Renzi e Italia Viva sta facendo tremare Conte davvero? Cioè, cosa pensi succederà? No, cioè, sono le iene che così azzannano il cadavere, la carcassa, questa è la verità. Ma ognuno poi avrà la sua parte, insomma, ognuno cerca di avere la parte maggiore, però alla fine comunque si dividerà la torta Troveranno un accordo su come dividersela, Ah, ecco, insomma. quindi pensi insomma che tutto si risistemerà, perché poi la settimana è iniziata anche con questo punto interrogativo, ma non è che questa settimana o nei prossimi giorni vedremo la caduta del governo, no, pensi che No, tutto si rientrerà? Sì. allora, la caduta del governo è più legata alla riforma del MES, perché Appunto, lì si appunto, appunto. vota, ok? Cioè domani in Parlamento si vota. Allora, cerco di essere sintetico. Naturalmente si vota, che cosa si vota? Si vota una risoluzione, cioè che cosa diciamo al nostro Presidente del Consiglio Conte di riferire in sede di Commissione europea. Cioè la Commissione europea deve dare il suo assenso alla riforma del MES e noi gli diciamo vai là e di sì o no. Finora gli abbiamo sempre detto che deve dire no, non la vogliamo la riforma del MES. Adesso invece l'Europa ci dice o dite sì o dite sì. E Questa è la appunto, democrazia. Beh, vabbè, insomma, però è vero, assolutamente. questa è la democrazia europea, ci mancherebbe altro. Allora, non so, chi non l'ha ancora capito, insomma. Dovete dire sì. Allora, il Movimento 5 Stelle, che ha sempre detto no, anzi non solo no alla riforma, ma no al MES, che ripeto, nel suo programma, lo trovate ancora sul blog delle stelle, il programma con il quale si sono presentati alle elezioni del 2018, prevedeva che il MES fosse liquidato, Sì. cioè tolto del tutto. Quindi, su quello non ci sono dubbi. Il Movimento 5 Stelle, che è sempre stato contrario al MES e anche alla riforma, invece, come avendo già fatto tutti gli altri punti del programma, si è rimangiato tutto e vuole andare a votare a favore. C'è una minima parte del Movimento 5 Stelle che, con quel minimo di dignità che gli è rimasta, ma veramente molto poca, cercano così di dire va bene, caliamo le braghe, ma non in maniera così evidente, insomma. Quindi alla fine
sicuramente voteranno a favore del MES, il governo non cadrà e quella minima parte lì di Movimento 5 Stelle potrà dire: beh, noi abbiamo cercato di fare qualche Ah, per cosa, ma salvare. non si Ecco, può. dai, faccio in chiusura un po' la giornalista mainstream, se no mi accusano di Sì. essere troppo. No, però a questo Vito Crimi ha dato una risposta, ha detto sì, è vero che noi, cioè non ha negato l'impostazione e come dire, la visione del Movimento 5 Stelle, è vero, noi eravamo contrari, però quando noi parlavamo del MES in tempi non sospetti non c'era il caos legato alla pandemia del coronavirus. È chiaro che in un contesto economico e sociale come quello che si è scatenato con il Covid-19 abbiamo dovuto rivedere la nostra posizione, quindi il MES potrebbe tornarci utile. Proprio in 30 secondi cosa risponderesti se tu avessi di fronte Vito Crimi? Allora, a parte che Vito Crimi ha detto anche un'altra cosa, vabbè, e cioè che sì, vota a favore del MES, ma tanto non lo richiedono, che è una sciocchezza assoluta. Ma anche quello che hai appena detto è una sciocchezza, nel senso che non c'entra nulla la pandemia con il MES. Cioè la pandemia, adesso su ogni cosa si dice, ma c'è la pandemia, c'è la pandemia. Allora, in quella maniera noi, come posso dire, autorizziamo qualsiasi cosa perché c'è la pandemia, non c'entra assolutamente niente. Cioè, Ok. oltretutto, Vito Crimi, ecco, 10 secondi, ha pure detto che è contrario alla riforma del MES. Quindi, però vota a favore, questa è la questione. Cioè la cosa C'è la assurda è pandemia. dire non mi piace, ma voto a Ma favore perché c'è la ok. pandemia. Allora qualsiasi cosa va bene perché è così. Va bene. Giancarlo, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni. Intanto io ti ringrazio. Noi, nonostante la pandemia, siamo qui. Insomma, cerchiamo di resistere. E intanto, vabbè, buona giornata. Ci sentiamo sempre sulle fonti TV. Ti seguiamo con Finanza in Chiaro. Naturalmente, sempre con i tuoi video ogni giorno. Quindi il prossimo lo vedremo nel pomeriggio, stasera. Grazie, Certo. Giancarlo. Grazie a te, Emanuela, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, e allora andiamo in pubblicità, torniamo subito da voi.